Ciao, io sono Anna Venere, sono una consulente d'immagine un po' particolare. Insegno alle donne a vestirsi in base alla loro forma del corpo, le aiuto a migliorare la loro autostima, ma anche a combattere quell'idea che dobbiamo essere tutte uguali, vestite uguali, con lo stesso corpo, e se non siamo così, non ci dobbiamo piacere. Oggi sono proprio qua a parlarvi di trend primavera 2020. Se mi conoscete da un po' e seguite e siete iscritte a questo canale, anzi se non siete iscritte mi raccomando iscrivetevi, sapete che, cioè, ma come è possibile che ci parli di trend? Cioè non ci hai mai parlato di trend e soprattutto, cioè nel senso, non sei una che segui i trend. Esattamente, e se voi li avete già guardati in giro potrete trovare un sacco di video che vi spiegano quali sono i trend e sono tutti video in cui le persone dicono wow che figo questo trend, wow che figo questo trend. Ecco, io invece vi dico wow, questo trend potrebbe creare un sacco di problemi. Quindi oggi analizziamo i trend, diciamo, più grossi che si vedono, diciamo, in questa stagione e cerchiamo di capire che problemi potrebbero crearvi se voi ve ne innamorate. Premessa, abbiamo la fortuna di vivere in un periodo... No, non è vero. Abbiamo la sfortuna di vivere in un periodo in cui la moda cambia molto velocemente, è molto usa e getta e i trend non sono come negli anni 90, cioè e negli anni 2000, vanno di moda gli skinny, tu ti metti gli skinny, non trovi altri pantaloni in nessunissimo negozio che non siano skinny. Per fortuna adesso non è così, qualunque trend nuovo che arriva, resta, di solito non resta, oppure resta un po', ma trovate sempre anche altre cose, magari con un po' meno di facilità, magari non le trovate da Zara o da quei negozi che seguono tantissimo la moda, però diciamo che potete ancora trovare più o meno il colore che vi piace, più o meno il modello di pantalone che vi piace o di gonna che vi piace, poi siamo sempre lì coi problemi. Quindi se un trend non vi piace non dovete seguirlo, può anche essere che un trend non vi piaccia e poi dopo un po' diciate però non era poi così male, wow, ok, adesso indosso solo quello. A me è successo con gli skinny, io rifuggevo gli skinny, li odiavo, poi ho scoperto che sono super morbidi, super elasticizzati, comodi, che non devo preoccuparmi come una matta della taglia che devo scegliere, perché la taglia che mi va bene in vita mi va bene anche sui fianchi perché sono super elastici e quindi si allargano, e mi va bene anche le gambe perché sono elastici e quindi mi seguono, mentre con qualunque altro jeans, ecco questo è un problema di un trend, con qualunque altro jeans questa cosa non c'è, cioè infatti a me fa molto ridere, mi dico oh, provate altri jeans, sì ok va bene, però vi rendete conto di che problemi ci sono sotto? Quindi liberi tutti, se una cosa vi piace benissimo, io non vi dico cose che sono brutte ma vi dico cose che potrebbero farvi sorgere dei problemi. E partiamo proprio dai jeans. Vanno di moda i jeans a vita bassa. Vanno di moda i pantaloni a vita bassa. Anche le gonne ora. Va di moda la vita bassa, proprio come quando guardavamo sì. Cioè, la vita bassa, con la pancia piatta e il crop top. O almeno metà della pancia di fuori. Tante coliti negli anni 2000. Tante bronchiti negli anni 2000 e ora va da sé che abbiamo capito, ora che la vita alta è tornata e che ci ha accompagnato per tanto tempo, che è molto più comoda e che soprattutto ci tiene al caldo. Quali sono, a parte le coliti e le bronchiti, i problemi della vita bassa? I problemi della vita bassa è che spezzano la figura in un punto che non è il migliore, diciamo, per nessuna donna. Nel senso che se avete il punto vita stretto e i fianchi larghi, se voi spezzate la figura sulle creste iliache, io ricordo che avevo un jeans, ero al liceo, proprio all'inizio dell'università, quindi 2000, bellissimo, della Diesel, mi piaceva da morire, peccato che mi si chiudeva proprio sulle creste iliache. E mi ricordo che facevo fatica a chiuderlo, ma non per una questione di pancia cosa, perché mi premeva sull'osso. Ma quante torture! Andiamo a tagliare la figura in questo punto qua, che è subito sotto... subito sopra metà fianco, quindi diciamo a un quarto del fianco. Cosa succede? Che magari il fianco sembra un po' più piccolo, perché ovviamente la vita alta va a accompagnare, quindi segue il fianco, ma il sedere è sempre più basso, sicuro, più basso e più largo. E soprattutto che voi abbiate la pancia, le maniglie dell'amore, cioè qualunque cosa che abbiate lì che sia più di pelle, esclusivamente pelle magrissima,
poi esce. Cioè, perché dobbiamo farci sta tortura? Se voi siete mele, quello è il punto peggiore. Cioè, a meno che non sia coperto e a meno che non sia un qualcosa di molto morbido, il punto peggiore per tagliare la figura, perché proprio andiamo a tagliarla sotto le manine dell'amore, che già noi abbiamo, le aumentiamo, no? Se voi siete delle rettangolo, sì, ok, va bene, non vi sta male, ma vi stanno meglio altre cose, quindi, cioè, va bene. Se siete delle triangolo invertito, se siete delle clessidre, i problemi sono uguali a quelli delle mele, delle pere. Se siete delle triangolo invertito, andiamo addirittura a allungare il busto, che comunque è ampio, non è l'ideale, andiamo sì a portare un po' l'attenzione lì più bassa, però ragazze, cioè, la nostra figura è fatta in un modo per cui anche quelle che hanno poco punto vita, è ideale spezzarla in vita, non è l'ideale spezzarla in un punto del genere, perché quando spezziamo la figura lì, il punto vita non lo vediamo, lo perdiamo, lo allarghiamo, è un punto che non è più evidente, a meno che non ci mettiamo un crop top che finisce in vita. Però lì, voglio dire, ragazze, c'è, cioè, anche se fa 40 gradi, un po' di bronchite, un po' di coliti, siamo a rischio, ecco. Okay. Un altro trend un po' più easy è che per anni ci hanno bombardato di gonne midi, ok? Midi ovunque, midi. Longhette, prima che le chiamavano longhette 10 anni fa. Quindi sotto il ginocchio, a metà polpaccio, a un'altezza sfigata, poi se magari la modella era la tizia tutta cui la compravi era alta 1,75, tu eri alta 1,60, praticamente diventava una gonna lunga. Ci hanno bombardato e ci hanno fatto credere che quella era l'unica cosa che potevamo indossare, tanto che quasi io mi ci sono un po' affezionata ad alcune di queste. Continuo, visto che ho il busto lungo e le gambe corte, a preferire le gonne più corte e scampanate. Però bene o male, se scelte del modello giusto, effettivamente sono pratiche, posso infilarmi anche nel tubo dello scivolo col bambino che nessuno mi vede niente, non è male. Adesso basta. Ok, midi, basta, non è vero, le troverete lo stesso, eccetera. Vanno di moda le super minigonne o le gonne lunghe. Oh, le gonne lunghe di nuovo. Non si vedevano in modo così forte da tanti anni. Nel senso che sì, ok, magari qualcuno la trovavate, eccetera. Però non si vedevano da tanti anni. Sinceramente è una cosa che a me piace anche molto. Ne avevo anche un po' e era uno stile che mi piaceva e che trovavo anche donante. Ma c'è un problema nelle gonne lunghe. Il problema delle gonne lunghe è il modello di gonna. State attente al modello che scegliete, perché se avete la vita stretta e i fianchi larghi, l'ideale è avere una gonna che sia sì lunga ma un po' scampanata. Che sia scampanata perché ha l'elastico in vita e poi un po' di balze, un po' stile casa nella prateria. Che sia scampanata perché sembra quasi una gonna a ruota, a pieghe, un po' rigida, stile giapponese, lunga, eccetera. Comunque che sia un po' scampanata. State attente a tutte quelle gonne che sono dei tubi di tessuto con un elastico in vita. Quindi super economiche da fare, super sintetiche, ve le fanno pagare più di quello che valgono, nonostante vi facciano pagare le cose pochissimo. E quello che fanno è che se avete i fianchi larghi, seguono la figura, cioè fino qui, e poi vanno giù. E quindi invece che scampanare, segnano comunque un po' il fianco e vanno giù. Se non avete i fianchi larghi, vi fanno questo effetto colonna. Quindi, che siate delle triangolo invertito, delle rettangolo o delle mele, dalla vita va giù dritta così. E quindi, insomma. L'altro problema, per le mele non è l'ideale la gonna lunga, premettiamolo. Se siete mele a 8, se avete un po' di punto vita, se vi piace molto svasata, però non è proprio l'ideale. L'altro problema è l'abbinamento, perché la gonna lunga è difficile da abbinare. Se siete con un punto vita stretto, ci infilate una maglietta dentro e ok, ci mettete una giacca corta che arrivi in vita, ok. Se non avete il punto vita stretto è molto più difficile perché comunque è lunga. Cosa ci mette una roba grande larga fuori? Non ci sta bene. Comunque cerchiamo di segnare la vita, non andiamo poi a tagliarla su un paio di pantaloni che seguono bene la figura. Una maglia che arriva a metà fianco, poco sopra metà fianco, sta bene, non a metà fianco se avete il fianco largo. Sulla gonna lunga, ni, ok? Quindi l'ideale è cercare di mettere cose dentro, posto che adesso per fortuna. Cioè io mi ricordo quando mettevo il maglione dentro la gonna 10 anni fa,
che la gente mi guardava come se fossi pazza. Beh, ho una gonna a ruota, ci metto la maglietta dentro e ci metto il maglione dentro. Adesso tutti mettono tutto dentro, anche le gonne a tubo. Quindi, meno male. E quindi state attente molto all'abbinamento, perché magari vi può sembrare fighissimo sull'influencer di Instagram e la gonna lunga in effetto tipo seta e il blazer over doppio petto quadri e la magliettona sportiva sopra, si vedono queste cose, ma poi quando ve lo vedete addosso non vi piace. Perché? Perché quella era una bella foto messa in posa, messa strana, eccetera, nella vita di tutti i giorni è un po' tutto un tubo rettangolone con un tubo sotto, non sta benissimo, ok? Vi piace, va bene lo stesso, se non vi piace, invece no. Vanno di super moda anche le minigonne, cosa che a me fa anche molto piacere, perché sinceramente la minigonna è molto utile per slanciare le gambe, qualunque gamba ci sia, e io spero che siamo arrivati a un punto di non andare a dire ah, tu te la puoi permettere, te la puoi permettere con quelle gambe a quell'età, eccetera. No, cioè, ok, chiusa sta roba qua, vi prego, chiusa. Perfino nei canali, diciamo, che fino all'altro ieri erano più grassofobici del mondo, nessuno ha detto ehi, però te la puoi permettere solo se, quindi meno male. Il problema è che va di moda anche a vita bassa, ok? Magari addirittura con la cintura. Quando pensavi che il ritorno degli anni 90 fosse un incubo e poi sono tornati gli anni 2000? Quindi le minigonne sono molto carine, sono molto versatili, comunque ovviamente ci sono i problemi di mi chino, mi muovo, mi sposto, c'ho un bambino a cui correre dietro, eccetera, eccetera, vado sull'autobus, mi siedo, eccetera, però anche quei problemi possono essere, diciamo, risolti, ci sono anche dei calzoncini che potete mettere sotto per quando vi siete sull'autobus, insomma, tante cose. State attente però all'abbinamento, perché se la gonna è a vita bassa, allora l'ideale è che non fosse a vita bassa. Ma diciamo che a vita bassa l'ideale sarebbe metterci qualcosa che non ci va dentro ma ci va sopra un po' largo, però che non copre troppo la gonna, se no se ne esce troppo poca. Quindi state attente. Parlando di vestiti, avete visto che quando sono tornati gli anni 90 c'erano tutti quei vestitini tipo vestaglina, cioè spalline sottili, dritti. Molti mettevano con la maglietta bianca sotto, alla Friends, no? Rachel di Friends. E adesso invece vanno di moda lo stesso tipo di vestito, ma in seta. Spallina sottile, scollo magari un po' morbido, un po' a scialle qua, molto piatto qui, e che segue la figura comunque. Diciamo che tendenzialmente sono lunghini, longhette, eccetera, in seta. Ci sono anche le gonne così. Io quando ne ho sentito parlare, ah, va bene per tutte, basta avere l'intimo giusto. Sì, ok, ragazze, cioè, va bene per tutte perché tu, chiunque può indossare qualunque cosa. Ma, cioè, hai una... cioè, peggio c'erano solo i vestiti in maglia, ok? Per segnare la figura. Hai una cosa, innanzitutto, che è super elegante, super sono uscita per comprare il giornale e sono Sarah Jessica Parker in Sex and the City, ok? E poi segue tanto la figura. E non è una... cioè, segue tanto la figura, quindi fa vedere tutto, ma soprattutto è una roba che non è elastica, non si adatta alla vostra figura. Se ho un abito anni 50, mi segue e poi dalla vita si amplia. Se una roba del genere, che è un mezzo tubo, lucido e mollo, cioè, o me lo faccio fare su misura, che è un'opzione, oppure devo essere proprio fortunata di entrarci benissimo in questa taglia che non segni da nessuna parte, segua bene la figura appoggiandosi eccetera, poi c'ho anche l'intimo giusto senza cuciture che però non mi stregna lì, magari mi metto anche lo schiacciapancia, ma perché ragazze, ok? Quindi state super attente perché presenta tutti questi problemi, manco ci puoi mettere il reggiseno perché la spallina è super sottile, adesso fanno i cerotti per tenere sul seno, che non è male, è una cosa che io avevo letto negli anni 80 su un libro che leggevo da ragazzina, questa roba del cerotto per tenere sul seno, non mi ricordo il tipo, erano quei libri super fluo, non so se ve li ricordate, però insomma, cioè, livello di difficoltà molto alto, come nei libri di cucina, no? 5 ovetti, molto, molto alto di difficoltà. Un po' meno la gonna così,
ce ne sono tanti adesso di gonne così, quindi una gonna a tubo, molla, tipo in seta, eccetera. Almeno avete solo il problema del fianco, non avete il problema che la taglia sia giusta sul fianco, sulla vita, perché poi in vita c'è l'elastico, sulla vita, sul seno, sulla schiena, cioè, ok, avete solo il problema del fianco, trovate la taglia giusta per il fianco, è anche più facile da riprendere. Però comunque sono cose che attirano un sacco l'attenzione, perché appunto sono un effetto lucido, che sono complicate da mettere, e tendenzialmente fasciano i fianchi e poi vanno un po' giù a tubo e quindi li ingrandiscono, quindi state attente, che il concetto è, se vi piace bene, se quando lo indossate vi vedete, non vi piacete, non fatevi dei cruci, perché non è colpa vostra, è un vestito con 5 pallini di difficoltà. Passiamo poi ai colori, ci sono due tendenze di colori di cui vi volevo parlare, adesso va molto di moda, o meglio, tutti parlano di questo colore che si chiama Very Peri, che è una specie di pervinca, lilla un po' più verso il blu, ok? Una specie di pervinca. Negli anni 2000 lo chiamavano pervinca. Io avevo una maglietta di quel colore. Forse è un po' più brillante. Però insomma, è un bel colore, è un colore freddo, è un colore mediamente soft, quindi che può andare bene per l'estate, ma anche per l'inverno. E però è un punto di viola, ok? Il viola è molto difficile da abbinare. Molto. Sta bene col bianco. Sta bene col nero, fa un po' contrasto. Va bene col grigio, un po', va bene col blu, col jeans soprattutto, e poi tutti gli altri abbinamenti sono difficili, non vi dico che non sta bene con il rosa pallido, sì sta bene, per ora, abbinamento difficile, sta bene col celeste, sì sta bene, magari sta addirittura bene con alcuni punti di verde chiaro, o di giallo, o però... molto difficile, ok? Quindi non è un colore che lo prendo e lo metto con tutto, cioè non è che va di moda il rosino, il fucsia, il rosso, il verde, ok? Non so, va di moda il teal, sì, il verde petrolio, meno male, molte cose lo riesco a mettere, un colorino difficilino, ok? Vi ricordate, vero, che negli anni 2000 è andato di moda il viola in continuazione? Ve lo ricordate? Che andavate da intimissimi, chiedevate un completino rosso sotto Natale e vi dicevano no, non ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo viola sotto Natale, ok? Andava di moda tantissimo, ci siamo stufati, è passato abbastanza tempo per poterci, diciamo, quasi riapprocciare a questo colore, ma era un colore difficile allora, è un colore difficile adesso. Allora il colore che andava di viola di più era il viola proprio puro, e infatti la gente lo metteva col nero o con il bianco, e i jeans, e si vestiva spesso tutte di viola oppure tutte di nero col viola, e un look molto cupo nero viola. Questo è un viola molto più soft, quindi meglio, però super attenzione. Gli altri colori che vanno in moda sono i colori brillanti, accesi, fluo, e vi ricordate negli anni 2000 il Coral Block? Forse era già il 2010, forse eravamo già nel 2010, io avevo già il blog, quindi color block, fucsia e verde e giallo, eccetera. Adesso vanno comunque di moda dei colori molto forti, quindi fucsia molto acceso, brillante, anche un po' evidenziatore, verde e anche messi insieme. Su questo vi posso dire, se un colore vi piace e soprattutto avete tante cose base nell'armadio, compratevelo. Mi piace il fucsia, mi piace il fucsia, lo mettete con tante cose base che avete nell'armadio. E allo stesso modo, se vi sentite di fare look molto forti, magari blu elettrico e fucsia, verde e arancione, eccetera, benissimo, ricordatevi che questi colori stanno bene solo, cioè, stanno particolarmente bene solo alle persone che sono pure, quindi che sono una stagione pura e che sono, quindi, tipo l'inverno puro, se sono caldi, l'autunno puro, ad alcune primavere un po' più pure stanno bene, ma dovrebbero essere un po' più chiare, l'estate pure così, perché sono molto soft, ok? Quindi anche per l'autunno pure alcuni sono un po' troppo forti, quindi fate attenzione da questo punto di vista. Cosa vuol dire? Che magari vi dovete truccare di più se vi piace da morire quel colore e lo volete usare, ok? Se siete delle estati soft e volete mettervi il fucsia e il verde prato insieme, quel giorno quando vi guardate allo specchio vi sentite un po' più sbattute, dovete esagerare un po' col fard, pazienza, basta saperlo.
Passiamo invece agli ultimi trend, che sono quelli delle scarpe. Allora, vanno di moda anche le scarpe fluo e anche particolari. In questo caso è un po' più semplice. Una scarpa colorata insieme a un look neutro è molto carina, ma guardate i colori che avete nell'armadio prima di acquistare. Mi raccomando, avete una serie di colori caldi? Non ve la comprate fucsia o blu elettrico. Avete una serie di colori che vanno appunto verso i colori del bosco? Magari ve la comprate arancione. Avete tanti colori pastellosi? Allora magari il gialla fluo ci potrebbe anche stare bene. State attente a questa cosa qua, perché l'ideale è farsi una scarpa che poi potete indossare molto spesso, non solo col tubino nero a un evento o con il jeans e la maglietta bianca a un altro, ma che potete abbinare con tante cose nell'armadio. Gli altri trend sono le zeppe, e qua a parte dirvi state attenti alle caviglie, non c'è molto da dirvi, ricordatevi solo che sarà un trend molto breve, ma se vi mancano tanto le Spice Girl, via libera, ok? Sarà un trend breve, perché le zeppe così, trend breve, ci sono mille warning, ok? Magari ve le comprate, ve le usate tutta quest'estate, siete felici, l'anno prossimo non vanno di moda. Vi piacciono ancora, ve le mettete, l'anno prossimo non vanno di moda e voi vi sentite assolutamente, ma come mai ho comprato sta roba? Va bene così, ok? Quindi se vi piacciono compratele, ma usatele tantissimo adesso, perché vanno di nuovo di moda tutti i sandali con mille lacci, i lacci che salgono fino a sotto il ginocchio, anche qui l'abbiamo già visto mille volte, pensavamo di averlo superato. Per fortuna adesso nessuno dice più, ah, puoi permetterteli solo se hai il poppaccio magro, eccetera, eccetera, però state attenti alla circolazione, perché magari vi dicono che possono indossarli tutti. Certo, ma se io già non trovo gli stivali, figurati se trovo un paio di sandali con i lacci, diciamo, rigidi, che arrivano fino sotto il ginocchio, in cui entra il mio polpaccio. Quindi non danatevi l'anima, magari scegliete qualcosa che si può allacciare, anche se quelli che vanno adesso sono proprio quelli che un tempo che non conoscevamo politically correct chiamavamo a schiava. Per fortuna non chiamano più così, sono molto contenta. Ultimo trend sono le sneakers, belle grosse e anche colorate, quindi proprio con diversi colori. Quindi abbiamo capito che ci sono un sacco di colori questa primavera. Benissimo, fanno di moda delle cose comode, quindi fantastico, ma anche qui state attenti ai colori. Quindi primo, state attenti ai colori e scegliete dei colori che si abbinano bene al vostro armadio. Secondo, se volete metterle con la gonna non c'è nessun problema, con la gonna e con i vestiti come si fa non c'è nessun problema, ma sono sempre sneakers non in tela, in pelle, comunque spesse. Quindi se le mettete con la gonna, magari col fantasmino in estate, comunque vi bolle il piede. Se le mettete con la gonna in primavera, magari invece vi fa freddo la gamba. Quindi non la trovo una cosa super pratica, sinceramente. La trovo quella cosa un po' da esercizio di stile. Ecco. Io in realtà ho delle sneakers colorate in tela che metterò un sacco, fucsia. Perché io quando c'è un trend che mi piace, faccio man bassa e ho un sacco di cose fucsia. Adesso fucsia è tornato e quindi cercherò sicuramente qualcosa. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia divertito vedere i trend da questo punto di vista. Se volete che ne faccia altri, scrivetemi nei commenti e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!